Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz, riprendiamo la nostra partita in Moonblade 2. Mi sono spostato un po' in giro, ho fatto qualche altro torneo, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo qua la possibilità di arruolare qualche prigioniero. Sono dei Sea Rider che ho catturato. Li prendiamo perché in realtà sono comunque truppe molto molto forti. Anche questo Sea Rider Warriors verrà potenziato. E diventerà molto forte. Non sto a potenziare questi perché per ora va bene così. Siamo sopra Force Limit. Non mi interessa. Allora andiamo in questa città. E andiamo nel keep Garrison. Gli doniamo uno delle nostre reclute. Ne abbiamo 5. Perfetto. E ne doniamo una. Così noi torniamo a 74. No, siamo ancora sopra Force Limit. E ne diamo un'altra ancora, allora. Ero due sopra. Ok. Poi, per quanto riguarda il dungeon, Donate to Dungeon, vediamo tutti sti looters del cacchio. Dan. 67. Bene, Liv. Qua c'è sto tizio. Andiamo a parlarci, già che siamo qua. Diventiamo amici. Tra l'altro c'è un gioco che si può fare quando si è dentro nel castello. Allora. Vedi, sicuro non ti do del sero, guarda lì che faccia. Eri presente? No, non c'ero. Conosci qualcuno? Fa niente. Possiamo giocare a questo gioco qua. Vi faccio vedere come funziona. Ci si siede qui. E poi bisogna giocare qua. Bisogna giocare qua. È andata via improvvisamente la voce. Comunque. Si vince facendo in modo che l'avversario non abbia più mosse. Ora dobbiamo toglierne anche noi uno. Adesso iniziamo a mangiarci a vicenda. Adesso io posso mangiarne due. Qua non conta quanti pedoni mangio, ma quante mosse posso fare dopo. Quindi è importante mettersi nella situazione per la quale lui non ha mosse da fare. Adesso noi qua possiamo mangiarlo. Ci ha mangiato due volte. Possiamo fare così, ma dopo lui avrà una mossa per mangiarci. Va bene, vediamo se ci mangia questa. No, per ora va bene così. Facciamo. Questo. Tocca a noi. Ok, siamo qua nell'angolo, lui ci può mangiare o uno o l'altra. Quindi spostiamoci qui, almeno una delle due l'abbiamo salvata. Poi si mette qua, in realtà non è stata una buona mossa. Lui può mangiarci ancora. Abbiamo perso, fa niente. Comunque serve per migliorare un po' le relazioni con questo tizio, niente di particolare. Andiamocene. Allora, qua ho già fatto il torneo. Volevo comprare delle cose, già che siamo qui dove c'è la nostra armeria. Perché ci sono delle cose interessanti. Poi sono andato nella taverna. C'è questa tizia che è molto forte, però costa anche parecchio. Non ho bisogno di lei in questo momento. Anche se ha un po' di scouting. Potremmo prenderla lo stesso, eh. E poi la mettiamo a capo di una carovana. Potremmo prenderla comunque. Sì, i soldi ce li ho. Perché, allora, ho controllato tra tutti i personaggi, Heroes, e qui, l'unico al mondo che ha capacità di trade è quella che ha come appellativo venditore di spezie. Ce n'è letteralmente solo una, che è questa, che ha 100 di trade, è davvero tanto, però lei è dall'altra parte del pianeta, cioè è esattamente al lato opposto di dove siamo noi. Vabbè, qua adesso sono nella città, non c'ho voglia di uscire e rientrare, e quindi diciamo che non è a portata di mano. Altri che possiamo andare invece a prendere, che sono buoni, possono essere gente con scout o con tattica, secondo me. Perché dovrebbero essere in grado di avere una carovana che vede meglio i nemici da lontano e
gestisce le situazioni in caso di battaglia. Quindi non è che ce ne siano tantissime, essere sincero. Questa qua che è lei ha scouting. Nessuno che ho visto io ha sia scouting che altro. Però lei costa davvero tanto per farle fare la carabiniera. Quindi non lo so. Magari lo facciamo più avanti. Intanto la guerra è andata avanti, stiamo assediando un castello, ma niente di particolare. Volevo migliorare un po' gli archi. Ho comprato qualche cavallo, questi qua però costano troppo e queste per ora non vale la pena. Allora, per quanto riguarda gli archi, innanzitutto possiamo migliorare le frecce. Ci sono queste qua, che sono di tier 4. Me le prendo per me di sicuro. E poi... Dove le ho messe? Ah, mi hai tolto la spada. Ok, poi queste frecce qua, non so se darle a lui. Di sicuro sono meglio. Per ora va bene così, queste qua le possiamo vendere. Invece come arco volevo prenderne due belli. Allora, questo qua da nobile è decisamente troppo. Prenderei l'arco norreno, quello delle steppe è un tier 2, esattamente come quello nostro. Qua saliamo a tier 4, è meglio praticamente in ogni cosa. Questo tier 5, ma non cambia molto. Allora, speed, perdiamo uno di speed. Poi damage, fa ok, un po' di danno in più. Accuratezza però ne ha di più, quindi volevo comprarne due. Uno glielo diamo a lui e vendiamo questo. Poi uno lo prendo io. E basta. Come frecce normali, quello che ho venduto, me le riprendo, perché così lo diamo a quella nuova. Perfetto. Dan 5.000, però ci siamo presi degli archi decenti. Allora, volevo riprovare ad andare qui, vedere se troviamo la tizia, se no andiamo a prendere quell'altra. Perché vorrei capire se lei viene detto che è qua, dovrebbe essere qua, teoricamente. Heroes, Sturgia, dov'è? Com'è che si chiama? Patata? Pera, ecco, sbagliato frutto. Balgrad, quindi dovrebbe essere qua. Teoricamente è qui, solo che se vado nel quello dell'arena, che non c'è perché è quello sbagliato, c'è lui e non vale la pena prenderlo. Francamente non l'ho trovato, ho girato in giro a tutte le parti, quindi evidentemente non si trova. Torniamo qua, abbiamo guadagnato un po'. Potevo vendere, aspettate, perché ho del lino nell'inventario. Trade, lo diamo via qui. Ok, andiamo a Omor. Tanto lì stanno mettendo insieme altre compagnie. È partita l'elezione per questo castello che abbiamo conquistato. Di sicuro butterò via questa, ma voglio partecipare lo stesso. Potrei votare per me? 14%, no, è inutile. Io voto per lui. Fa niente, ho migliorato le relazioni con Re ancora. Ora siamo in relazioni 23. Con lui meno 4 abbiamo guadagnato un sacco. Queste qua continuano a scendere, ma appunto non mi interessa. Qui dentro qua Omor. E qua dentro arena, non c'è nulla. Taverna, c'è lei. La andiamo a prendere, basta, perché non posso continuare a aspettare che quell'altra compaia. Talk.
Cioè, in realtà vanno bene, sono identiche, però questo qua c'ha la faccia storta, insomma, volevo. Ta-ta-ta. I'm sorry for your fate, my lady. 1.800 costa tantissimo, costa più di quell'altra, ma diciamo normale in questi casi. Ma no, non volevo uscire qua, volevo tornare direttamente sulla mappa. Ok, recluta truppe, qua non ce n'è nessuna, perché non è in più? Continua ad averne sempre qualcuno in più. E non capisco costantemente perché. Se ne ho reclutate due, ne ho dati via due, dovrei essere pari. Yes. Allora. Vai dal keep, donate to garrison. Back. Potrei parlare con quella lì, ma non servirebbe a nulla. Quindi, vediamo un po' la nuova tizia che siamo andati a prendere. È lei, vedete che ha molti punti in medicina, adesso non sale più, ma la potenzieremo solo in intelletto. Peccato che abbia tutti questi punti in vigore. Quasi quasi aspetto a potenziarla, vediamo se compare anche l'altra. Ah sì. Trade, qua io non ho mai guardato, ma ci sono le pelli anche qui? No, grano, pesce. Birra 32. No, per ora non c'è nulla. Vestiamo questa qua qui e basta. Allora, ti do questo. Questo. Tengo quelli perché magari ne prendiamo qualcun altro. Ok, done. Leave. Proviamo a vedere se là c'è qualche arena. È salita di livello subito. Ecco qua. Possiamo darle subito qualche punto qui. Pieno di banditi. Voglio vedere se qua c'è qualche arena. E poi iniziamo anche noi a fare qualche roba. Allora, arena. Bella. Facciamoci il torneo. Join. Vabbè, un'ascia che non vale molto. Facciamo esperienza lo stesso. È rimasto solo uno. Siamo mancati entrambi. Dovrebbero farlo fuori. L'altro è super vestito. Bene. Probabilmente quello lì ha fatto quasi tutto. Fantastico. Skip, join. Che bello con la lancia. Contro il tizio che prima ha fatto quasi tutto. Devo riuscire a non morire
Dai, aspettiamo che arrivi il giallo, magari ci aiuta. Così riusciamo ad andare avanti. Ok. Vabbè, fa niente, siamo passati lo stesso. Lascia, quando eravamo 2 contro 1 ci ho fatto troppo male. Siamo col brigante contro Bull. Cioè si sono uniti contro di me. Che bello, che bei compagni che ho. No, maledetto. Danno al cavallo. Danno al cavallo. Danno al cavallo. Ah, cioè il nostro ha perso contro... Scudo. Tra l'altro quando sono a cavallo non uso mai lo scudo, non sono abituato. Dai, tienilo lì che la lancia. Sturgeon Brigant non dovrebbe essere poi così difficile. Ti prego, quanto cacchio è forte. Ok, è a terra. Me lo ammazza! Ah, ce l'abbiamo fatta. Fantastico. Join. Non puntiamo niente. Che bello quella lancia. Sì. Piedi, zac. Attento. Questa volta l'ho preso. Dai che sto imparando a usare anche la lancia. È tutta una questione di tempismo. Poi non giocare alle 5 di mattina migliora anche le prestazioni. Bene, ce l'abbiamo fatta. Guardate che affondo. Buono. Continua a salire le V. Norcomonax, evviva, un'ascia comune. Bene. No, siamo già al massimo. Allora, qua chi c'è? Lo scolaro. Andiamo a prenderci pure lui. Lo mettiamo come ingegnere. Most noble of few, sir. Bene. Done. Ok, dai che stiamo ingrandendo sempre di più il nostro party. Perfetto, adesso abbiamo lui che sarà il nostro ingegnere. C'è qualcuno che è salito di livello? Forse questi? No? Io allora? A quanto pare no. Perché mi dicevi le cose? Non lo so. Comunque andiamo qua. No, non Kingdom, qui. Allora, quartiermaster va bene. Lui è lo scout. Lei è la curatrice. E lui diventa l'ingegnere. Done. Perfetto. Ora devo vestire anche l'ingegnere. Cosa ho? Nulla. Questo. Questo. Beh, in realtà è un'ottima spada. Per ora, così.
Ok, Beck, dovremmo avere di conseguenza una capacità di cura abbastanza buona, spero. Party Exceed, perché siamo sempre... Ah! Perché i compagni fanno parte del party. Non c'ero ancora arrivato a sta cosa. Keep, donate to garrison. Done. Ok, qua siamo tornati a 60. Allora, di cibo, perché ora vorrei iniziare ad andare in giro. Ok, ho finito la birra. Back. Leave. Ho finito la birra. Andiamo dove la produciamo noi a comprarla. Lo scolaro è salito di livello. Tra l'altro, lo scolaro che è salito di livello dovrebbe avere un intelletto abbastanza alto. Anche lui ha un sacco di vigore. Lei non è molto forte, con solo uno, per quello non mi piace tanto. Lui teoricamente invece continua a salire lì. Adesso cerchiamo di fare qualche assedio per farti salire, ma per ora va bene così. Andiamo a prendere questi. Suram Brigantos. Attacca. Archers, move! Infantry, form a shield wall! Ok, 3. Spostiamoci e proviamo a fare una carica da dietro. Voglio mettermi qua nascosto. A parte che ora dovrei avere questo arco che potenzialmente è molto meglio. Bene. Chi è che si è fatto? Qualcuno di questi è caduto? Boh. È morto. Cacchio, un guerriero. Uomo delle colline. Ah? Quelli sono i Vlandian. Comunque non vale che hanno tutto sto albero qua loro. Maledetti. Ok, falcione, tutte le cose. Bravissimo. Andiamo a prendere questi. Sono troppo veloci per me. Non ne so, conosco il motivo, ma vabbè. Andiamo a comprarci la birra che è finita. Birra, birra, birra. Visto che qua la produciamo. Allora, torniamo a fare le cose come devono essere fatte. Il burro, via. Poi, cavalli li teniamo tutti. Questo, teniamo... E questo non è male. Ok, questi qua 17, non è male 17.23 22 22 17 14, no, sono così. Ok, e questo qua vendiamo tutto. Falcione, questo qua niente di che. Ok, però volevo comprarmi la birra. Di birra. 40
Qua il pesce costa relativamente poco. 60. E anche il grano qua costa relativamente poco. 80. Ok. Me le ha vendute le robe? Sì. Perfetto. Cosa vuoi? Poi possiamo rollare un Lagna Knight. Go to the keep. Vabbè dai, ne dono due. Ok. Occhi d'occhi. Perché sono, ne ho donati due, ne ho guadagnato uno e sono a 72. C'è qualcosa che non mi torna. C'è davvero qualcosa che non mi torna. Post dungeon. Only prisoners. Done. Siamo ancora a 41, back. Leave. Io voglio rifare un tentativo a vedere se troviamo quella tizia là. Poi già che siamo qua, compriamo queste cose. Ci stiamo sediando qua in basso. E l'altra armata è lì così. Alla taverna c'è solo lui, maledetto. No, qua niente. Trade. Hanno un sacco di flux, cioè dovrebbero fare un sacco di lino. Invece vedo che la produzione è davvero bassa. Dov'è il lino? Linen. Solo 37. Non capisco perché me ne produca così poco. Boh, magari qua non lo vendono. Comunque, facciamo il giro delle pelli e poi ce ne andiamo. Cioè andiamo a provare a razziare qualcosa. Tanto qua è inutile stare troppo tempo. Cioè non abbiamo molte possibilità di arricchirci. Wow, costano pochissimo. Ogni giorno perdiamo un sacco di questa. Infatti quasi quasi è meglio tenere tanti prigionieri e venderli tutti in una volta. Sì, d'ora in poi farò così. Qua costa un po' di più, ma la media rimarrà comunque buona. Andiamo qua. Anche qua c'era un tizio interessante. Cos'è questo assembramento? Dopo andiamo in battaglia. Siamo tornati praticamente su. Su Ram Brigantos. Perfetto, questi qua sono della montagna, quindi niente Sea Riders. Attacca. Ok. Archers, mettetevi... No, più in qua. Ok. Allungatevi un pochino. Non cavalca molto veloce quello lì, Proviamo a prenderne altri. Maledetti, l'hanno fatta. Dovrebbero arrivare per poco i fanti. No! No, niente.
Dove cavolo è? Sto andando in giro con quella spada dei fori, ma non li vedo. Che sono qui in mezzo. Ok. Chi è morto? Ma dai, Brandian Knight. Vabbè. Pace. Beh, proprio un uomo dall'autostrada qua. Perfetto. Questo 15. Ok. 10, 17, 8. Questo qua te lo becchi te. Perfetto. Lei non ha la sciarpa, se no prendi freddo. E il resto lo prendiamo tutto. Torna giù. Vediamo se becchiamo qualche looters sulla strada. Qua mandiamo le truppe. Done. Niente di particolare ovviamente. Che teoricamente adesso che siamo qua dentro, party members più 016. E sta cosa non la capisco. Allora, iniziamo a vendere le pelli. 142, bene. Solo per questo ci facciamo un botto. Quindi il vino, la birra si tiene, vendi il resto, anche se, ma non c'ho voglia di stare qua a fare i conti della serva. Questo qua lo teniamo. Qua non dovrebbe esserci niente di sostanzioso, magari teniamo giusto questi. Ok, via. Qua niente, a posto. Vediamo chi c'è nella taverna. Ce ne sono tre. La nera. La nera anche lei. Entrambi i neri. E te hai scout. Riding. Potrei farti diventare il mio mercante. Vediamo, ti tengo da conto. Andiamo in arena ancora, ragazzi. Vediamo cosa troviamo. Ma io volevo partecipare al torneo. See me for the tournament. I'm ready. Go. Che bella l'arena così. Join. È diverso dall'arena nostra. Vabbè. Sì, a parte che qua ho già combattuto, ma me ne sono reso conto adesso. Ok, ammazzato. I cavalli sono morti entrambi. Bene. Avanti. Ottimo. Nessuna pietà. Siamo top, stiamo vincendo tutti. Ok, con Burda
Cioè contro, non con... Mia amica mia, ma se non ti metti l'elmo rischi grosso, eh. Perfetto. Skip, join. Ok, questo è il nostro berserk. Boom. Yes. Ok. Niente di influence perché forse contano solo quelli nella mia zona. Niente, dai, 11k l'abbiamo fatti. Qua non c'è nessuno. Aspettiamo un po'. Tanto che sale la roba. Teoricamente qualcuno qua sta facendo esperienza. Lei? No. Lui? No. Perché ci sono 6.000 scudi? Non si capisce niente. Ah, lui è salito. Allora, posso andarti appunto qua. Beh, tu sei a cavallo, quindi ti do qualcosa che riguarda essere a cavallo. Qua non hai nulla. No, ce l'hai qua. Sei anche te a cavallo. Vado a per il cavallo. Qua non hai niente. Qua non hai niente. C'è lui ancora? Dov'è che è lo scudo? Io sono cercato io? No, facciamo Dan. Torniamo dentro. Infatti sono solo io ed è sempre il solito dove non so dove mettere i punti. Ecco, questa cosa qua però non mi torna. Party member. Allora, base 06. Surgen 0.04 party member. Perché 0.12? Allora io dovrei avere, ho sbagliato, ma lei dovrebbe essere il mio Surgen e lei ha 68, quindi dovrebbe aumentare un po' di più. Di 6.8 dovrebbe aumentare. Dai, attraversiamo tutto l'impero e vediamo che cosa succede. Tanto ormai guadagno. Però il Lean and Weavery, il coso qua, il produttore di lino non mi sta dando soddisfazioni. Questo è già stato razziato. Questo è già stato razziato, questo è già stato razziato. Parti. No, quello no. È un po' che non guardo, è pericoloso. Banditi della foresta. 176. Ah, hanno preso il nostro re come prigioniero? Bene. Quindi stiamo perdendo di brutto la guerra. Sì, siamo diventati 3.000. Eravamo 4.000. Questi qua. 14 cavalleria. Io quanto ho di cavalleria? Brigante, no. Allora, quanto ho di cavalleria? Questi li vorrei in alto. Ho un sacco di truppe diverse, dovrei potenziarle tutte, tra l'altro, ma non volevo alzare gli stipendi.
Potenzio solo la cavalleria perché almeno non mi crepa. Ma il resto no. Undici. 37. No, non. Abbiamo meno cavalleria di lui, non voglio fare questa battaglia perché poi magari arrivano pure i rinforzi. C'è una nuova armata qua. Andiamo verso nord visto che siamo in zona. Questo è già stato razziato. Abbiamo spottato un hideout. Per ora c'è ancora poca gente. 53. Ma questi qua non sono altri. Facciamo sta battaglia. Non è l'impero del sud. Allora, I'm Torpen and you, il capo dei ratti. You know we are at war. Surrender or die. I don't care. Combattiamo. Facciamoci questa battaglia in solitaria. Che ci sta. Allora, lui ha solo fanteria. Quindi dovremmo stare molto attenti e posizionare. Iniziamo a mettere questa lì che non rompa le balle. Perfetto. Poi l'infanteria ti metti un po' più lunga. Ok. Stiamo qua che non ci vedono. Aspettiamo che inizi il combattimento e poi carichiamo da dietro. Ok. Ah! Ho tentato subito di prendere quello che costava di più, ma... Che dovrebbero essere schiacciati tra noi e loro. Ah! Quello lì è il tizio mascherato cattivo. Devo stare attento perché ho pochissima vita io adesso. Vediamo se riesco a prenderli. Prima che scappino. Ok. Qua ce n'è qualcuno? No, devono essere da quest'altra parte. Charge to everyone. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ce n'è ancora qualcuno? Sì. Uno. Penso che siano morti tutti adesso. Ok, allora chi abbiamo perso? Un hunter, un arciere e un warrior. Beh, è andata bene. Lei è salita. Vogue the Lake Rat non è morto, quindi l'abbiamo catturato. Dan. Dai che abbiamo eliminato sta fazione del cavolo. You are my prisoner now, yes sir. Allora, wow. Polearm.
interessante. 10 soldati di questo tizio che diventano questi qua. E che cosa avevi? Niente di che. Questi potrebbero non essere male. Sono uguali a quelli che hai tu. Allora, ridiamo a lui. E poi iniziamo il solito passaggio di consegna. Mercatilità. Per il resto non mi pare ci sia niente di valore. C'è questo scudo, lui non ha lo scudo, vero? Non ha lo scudo. Ok, adesso sei un pochino meno in pericolo di vita. Potrei darti un'arma da lancio. Questo qua fatto con i bastoni. Che schifo. Mi lancio i bastoni. Perfetto. Ah, no, non ci dà nessuna skill da mercante. Uno vede quel cappellino e dice: questo qua è un mercante. Invece no. Andiamo nel castello, qua riposiamo un po'. Approach to the guard. Tra l'altro non è andato. Che ci fanno stare qua. Wait some time, recuperiamo le forze, ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Spero che questo vi sia piaciuto. Fatemi sapere se, come sempre, cosa ne pensate nei commenti. E ora andiamo dove c'è quell'armata per vedere di recuperare un po'. Ci vediamo alla prossima. GG.